una decisione che è quella di chiudere per la fine del Ramadan il prossimo 10 aprile, che ha diviso l'opinione pubblica, i genitori e anche le istituzioni regionali. Insomma. Sì, istituzioni anche nazionali, devo dire, perché comunque questa chiusura è davvero divisiva, penso che tu abbia usato il termine corretto, è una chiusura che non ci si aspettava, è vero che il Consiglio di Istituto ha deliberato questo a settembre, però chiaramente certe decisioni non emergono a mezzo stampa, non emergono dai luoghi dove vengono prese. Ecco, noi crediamo che questa decisione sia molto divisiva per un territorio molto particolare come quello di Pioltello, un territorio dove convivono 99 etnie censite. Ecco, allora capisci che 99 etnie significa tantissime persone che vengono da mondi, da esperienze, da culture diverse e crediamo che non sia corretto attuare una scelta specifica solamente nel caso del Ramadan per la comunità islamica, a cui va il nostro totale rispetto, ma che crediamo debba inserirsi nel nostro tessuto sociale e culturale come tutte le altre comunità presenti sul nostro territorio. Anche il governatore della regione Lombardia si è espresso in maniera contraria. Sì, il governatore Fontana ha criticato la scelta del preside del Consiglio di Istituto dell'Iqbal Masih, in quanto, come ha anche detto il ministro Valditara, probabilmente non sussistono in realtà le condizioni per attuare questa chiusura, ma le condizioni anche da un punto di vista normativo. Infatti le chiusure delle scuole in occasione di festività religiose devono essere preventivamente concordate con la regione stessa, che deve attuare una delibera o comunque deve dare un beneplacito per questa chiusura straordinaria. In questo caso non si è ancora ben capito, non lo sappiamo, speriamo che possa essere chiarito anche attraverso il lavoro degli ispettori del Ministero dell'Istruzione e del Merito e quindi quelli inviati dal Ministro Valditara, il motivo reale di questa chiusura, perché se fosse un motivo di carattere prettamente religioso è chiaro che sarebbe l'aggiunta di una festività religiosa al calendario scolastico degli alunni pioltellesi che non è stata preventivamente concordata con la Regione. Il preside dell'Istituto Omnicomprensivo ha deciso che non rilascerà più interviste. Pare che il dirigente abbia anche ricevuto delle minacce. Tu cosa ne pensi? Ma credo che minacciare e fare addirittura, magari, speriamo non in questo caso, e auspichiamo chiaramente no, gesti di violenza o di sopruso nei confronti del preside sarebbe è chiaramente una cosa sbagliata, è chiaramente una scelta sbagliata, non è questo il modo con cui anche la politica deve affrontare queste questioni. Io sono qui a parlarne in maniera molto serena, chiaramente confrontandoci come giusto che sia, come la politica credo debba fare, quindi condanniamo ogni tipo di minaccia o di eventuale violenza subita o ricevuta da parte del preside, perché non sarebbe assolutamente giusto, corretto, etico e accettabile dalla comunità pioltellese. Questo, la scelta del preside è una cosa, si può contestare, ma non per questo si possono attuare comportamenti di questo tipo, quindi vicinanza e solidarietà al preside. Come pensi che si risolverà questa questione? Il 10 aprile si sta a casa per non discriminare una minoranza, sì. Ma come si fa a non discriminarle tutte le minoranze? Questo è il grande vulnus di questa decisione, che crea un precedente, è un cortocircuito. Pioltello, appunto, come abbiamo detto prima, contiene al proprio interno 99 etnie e tutte le 99 etnie devono avere gli stessi diritti e gli stessi doveri, cosa che spesso un po' forse ci dimentichiamo. Questo fatto, questa decisione del preside del Consiglio di Istituto crea, appunto, come dicevo prima, un precedente, e la creazione di un precedente rischia di ingarbugliare ancora di più nel prossimo futuro le decisioni che potranno essere assunte. 99 etnie significa una moltitudine anche di religioni, di fedi, che vanno tutte rispettate e che hanno però gli stessi diritti. Ora, è chiaro che nel caso specifico il 40% è un numero molto importante, ma perché quel 40% può avere più diritto di un altro 6% o di un altro 10%? Di questo forse, secondo me, non si è parlato abbastanza ed è un punto nevralgico in questa discussione.